Eccoci, siamo nel fine partita con Mister Iello. Mister, buonasera. Buonasera. La Rocca la spunta 2-1 in questo recupero, più che recupero, è stata una continuazione del brutto tempo che è iniziato 15 giorni fa. Abbiamo visto un primo tempo abbastanza equilibrato, siete andati sotto verso la fine del primo tempo. Poi, mi dica lei. Paghiamo sempre le solite ingenuità, purtroppo certi frangenti della partita andiamo poi in confusione, ci sono certi episodi che ci condannano in queste categorie qua, quando sbagli una palla o un intervento vieni sempre castigato, dobbiamo renderci conto in fretta, ma mancano 4 partite, quindi stiamo capendo prima, insomma. Sì, avevate... Grazie, perché la partita l'avevamo anche iniziata, recuperata, sembrava forse di equilibrio, poi ripeto che episodio, l'ingenuità. Paghiamo le solite ingenuità e ci mettiamo le ferite, ma pronti a battagliare a schio perché cercheremo di fare tutti i danni. Sì, venivate da un ottimo risultato, avete fermato il Vigasio, per cui eravate anche carichi, tutto sommato, diciamo anche il secondo tempo, gli ultimi 15 minuti avete spinto parecchio, ma la difesa di casa ha tenuto. Sì, abbiamo cercato di spingere con le nostre armi attuali. Purtroppo non ci è andata bene, secondo me la partita era giusta con pareggio per conseguire comunque la nostra serie positiva che arrivava a 5 risultati, anche con squadre importanti. Vabbè, comunque non abbiamo meritato, i ragazzi devono tirarsi su in fretta e cercare di andare a fare punti a segno che diventa determinante adesso. Mancano sempre meno partite, quindi i punti bisogna andare a prenderli dappertutto. Diciamo che purtroppo, arrivati appunto come dice lei, a questo punto la salvezza bisogna costruirla ogni domenica, magari anche col punticino. Oggi andava bene anche il punticino perché avevamo seguito i risultati positivi e volevamo la classifica, che è una cosa fondamentale in questo momento del campionato. Però ci rimbocchiamo le maniche di sicuro, i ragazzi si ricaricheranno venerdì e faremo la prestazione a schio, sono convinto. Ok, mister, la ringrazio del suo tempo, in bocca al lupo per la prossima. Grazie a voi, arrivederci.